Andiamo avanti parlando del migliaio di persone che in corteo hanno sfilato per le vie di Firenze per manifestare contro il silenzio sull'attacco della Turchia al popolo curdo nel nord della Siria. Il servizio di Marco Madinelli. Finché c'era da combattere l'ISIS, il mondo ha sostenuto il popolo curdo, ma ora che lo Stato islamico è quasi finito, è calato il silenzio sulla guerra della Turchia contro i curdi nel nord della Siria. Il mondo, dice Erdal Karabei, rappresentante della comunità curda toscana, resta a guardare. Il popolo curdo è cominciato a combattere, PKK, YPG è cominciato a combattere contro ISIS, a lotta, ha fatto una liberazione di Kobane e tutto il mondo ha fatto favore di popolo curdo. Invece oggi quello che cade in Afrin, c'è un silenzio dell'Europa, c'è un silenzio delle tutta Europa, tutto il mondo. Un genocidio lo definiscono i curdi e al loro fianco un migliaio di persone hanno sfilato passando davanti ai consolati, oltre che degli Stati Uniti, anche di Russia, Germania e Francia, le potenze che in un modo o nell'altro favoriscono la guerra di Erdogan contro i curdi. E l'Italia ha le proprie responsabilità, ci dice Lorenzo Alba, di Potere al Popolo, uno dei movimenti che ha aderito alla manifestazione. Noi pensiamo che l'Italia in questo momento, non rompendo con la Turchia, non alzando una voce e soprattutto dando insieme agli altri paesi dell'Unione Europea miliardi alla Turchia per contenere i profughi, sta di fatto diventando complice di questo massacro. E finché non si ferma la guerra, continueranno incessanti i flussi di profughi.